Oggi tutto di corsa. Benvenuti nella mia cucina. Che bello, insieme a Linus, famoso cuoco stellato. Sì. Tu sei sicura, vero? Io sono molto felice che tu sia qua con me, perché insomma so che diciamo la cucina non è proprio il tuo primo hobby. Mi avete catturato la penultima puntata praticamente. Io per tutto l'inverno ho detto no, magari io non ci vengo, ma non per Benedetta, perché io non sono capace e non voglio neanche diventare capace. Ecco, però l'idea era di insegnarti, no, a fare qualcosa, soprattutto di fare un po' di chiacchiera mentre cuciniamo questo famoso minestrone, perché insomma, secondo me lo sanno già tutti. La mia nemesi, il minestrone, lo devo raccontare? Aspetta, prima fammi dire il menù, poi sì, però certo. Lo devi raccontare. Allora, il menù in tuo onore si chiama Di Corsa. Sì, vabbè. Okay. Però è anche un menù veloce, no? E sano. Faremo il minestrone primaverile con il pesto. Lo fai tu, io ti guardo. Sì, certo. Okay. E la farinata, che si fa in un attimo. Ti spiego. La torta di Daniela, che è una torta buonissima senza farina, un pasticcio di pollo. Tutto tu fai, No. Frittelle farlocche con Sisco e poi presa al vaccino. Io sono fortissima sul farlocco, se vuoi, ma questa va bene. E poi facciamo il sushi di mortadella con un'insalata particolare per il salvacina. Sei sicura? Sì. Sì. Però insieme noi facciamo il minestrone. Il minestrone. Perché? Lì ci ha messo lo zampino Nicola Savino. Sì, che ogni volta che parliamo di cucina ricorda questa cosa. Capita a tutti, anche a quelli che hanno una mamma, una fidanzata, una moglie molto brava in cucina, di essere a volte da soli a casa. Insomma, la prima volta chiami la pizza, la seconda volta mangi un hamburger, la terza volta provi a fare qualcosa. Il tuo approccio è stato... Io una volta avevo anche i bambini a casa quella sera. Sono andato al supermercato, ho fatto la spesa e ho comprato una busta di minestrone surgelato. Ho chiamato mia sorella, perché non chiamo mia moglie per chiedere conferme lì. Chiamo mia sorella, che in quanto sorella è un po' più complice. Certo. E lei mi dice, tu prendi una busta di minestrone, metti l'acqua e metti un dado, basta, finito. Fine. Super basico, già ridono, ma per me così era già una roba meravigliosa. E io prendo il minestrone, guardo le istruzioni dietro, i minuti, tutto quanto preciso. È solo che ho sbagliato la quantità d'acqua. Io ho confuso i 50 millilitri, che dovrebbe essere un bicchiere, esatto, una roba così, con 5 litri. Con 5 tipo. Litri. E sono andato avanti per i 45 minuti che la busta indicava a girare con questo cavolo di mescolo. Non trovavi più niente lì dentro. E non c'era più niente. Fa ridere, ma in realtà si è dissolto tutto. Si è dissolto nel... A me ha fatto talmente tanto ridere questa cosa che ho detto, visto anche che... Anche dei figli. Immagino, poi dopo pizza avete pizza chiamato. Volta. Che ho detto, senti, facciamo un bel minestrone, tanto la stagione è quella bella, con tutte le verdure fresche, eccetera. Poi ti hanno graziato, perché io ho detto, facciamo sbucciare un po' di... Piselli, fave. Invece te li hanno sbucciati tutti, vedi. Ma su quello ero bravo io, sai, piccolo, mia madre li metteva in cucina con i mozzi sulle navi a... Allora, da dove vuoi partire? Abbiamo tutto. Fare? Allora, il principio del minestrone è prendere un po' meno che di 5 mangia le un po' meno di 5 litri d'acqua e lo zimbello sono diventato. E tagliare tutte le verdure. Però aspetta, Linus, mi è venuto in mente una cosa. Se facciamo prima la farinata, quindi ma guarda, non vedo l'ora di fare la farinata. La mettiamo su e abbiamo la soddisfa di tirar fuori una cosa fatta da noi. Allora, sai che è una grande idea. Facilissima, questa proprio... Allora, ti darò uno strumento che sembra che sia molto pericoloso, ma non lo è. Aiuto. E si chiama frusta. La frusta, sì, c'è questo risvolto anche un po' sadomaso. Visto? Allora, aspetta, qui c'è troppa acqua, ci vuole 700. Sì, vedi che c'è troppa acqua anche nelle cose che fai. Vedi, ti ho già contagiata, rovinata, ok. Allora, 700 ml di acqua. Sì. E fino a lì, ok. Adesso frusto l'acqua. Sì, esatto, la cosa... Un pochino di olio, tipo un mezzo bicchiere di olio, ok? Guarda che tu l'hai già mangiata la farinata, la conosci? No, la farinata è una... Perché non solo non cucino, neanche mangio io. Ma no, dai, invece... Solo aminoacidi. La farinata è, tra l'altro, è perfetta per chi magari non mangia il glutine. Farina di ceci, è una specie di focaccia che va in forno, semplicemente 10 minuti, ma che buona, con un po' di pepe. E adesso bisogna solo stemperare, io verso e tu frusta. Come si fa a frustare? No, mescoli, sì, piano piano. Che bravo, Ecco, e guarda, questo è proprio un attimo, Quando Carlotta scopro non c'è, dici, che... bambini, facciamola! Bambini, vi frusto! No! Saranno contentissimi. Sono 250 grammi, ne avevano messo 300, dovrebbe essere 250 grammi. Vabbè. Ma non lesinare. Farina di ceci per 750 ml di acqua. Uno mescola piano piano, io quindi ne metto un po' meno. Sono un po' violento. No, piano piano sì, nel senso che ci vuole un po'. Non è vero, vai molto bene. Guarda, hai un'ottima impostazione. Mi sto divertendo tantissimo.
No, ma poi però le devi rifare. Sta già cambiando la vita, ragazzi. Le devi rifare queste cose. E questa farinata, praticamente, tu ci metti un po' di rosmarino così. Sì. Rosmarino. È fatta, è questo. Chiamasi rosmarino. Ah, ma c'è la pianta vera? Sì, sì. Ne facciamo andare talmente tanta. Questo tu togli poi tutti i grumi, piano piano, eccetera, e la lasci una mezz'ora a riposare. Noi ce l'abbiamo già riposata. Ecco che c'è la versione riposata dell'altra parte. Però è la stessa identica cosa, eh? Uguale identica. Okay, sì, la metti. Faccio finta che l'abbia fatta io? Sì, esatto. Okay. La metti sulla placca del forno. La devo stendere? Aspetta, 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 la mettiamo intera così. Tipo alluvione? Vai, versa. Non è che mi stroppa acqua. No. Oh! Contagiata da me. Esatto. Oggi se ci sei tu c'è troppa. Ok. Guarda, ho salvato anche il rosmarino. Perfetto, mi sono dimenticata di aggiungerci un po' di olio sotto, ma va bene uguale. Adesso il vero problema è trasportarla senza rovesciarla nel forno. Aspetta che gli tiro via un po' di carta. Aspetta, io la taglierei proprio. Sì. Vediamo. Anche un po' di bricolage. Faccio, vedi? L'uomo di famiglia, la trasporto io. Ah, che pericolosissimo. Per il tuo maglione. Ma sono un maratoneta. Ah, cioè, è vero, allora non hai paura di niente. Guarda qua. Hai preso un Andy. Sta già esondando. Allora, c'era la cosa sempre più difficile. Adesso mi scotto, A incastrarla un po' binari. Più su. Ecco, tipo qua. Grande. È una manovra terribile, ragazzi. Oh, sei bravissimo. Aspetta, adesso la metto un po'. Mi sembra che tu te la cavi egregiamente. C'è una speranza? C'è una speranza. Ok, questa la facciamo andare a manetta 10 minuti. E la prima cosa è fatta, Ho fatto la farinata, ragazzi. Hai fatto la farinata. E adesso il minestrone. Stacco? Sì, ma adesso qua è in discesa. Da cosa vuoi cominciare a tagliare? Dalle zucchine. Vai, che colore preferisci? Questa. Lei. Questo? Hai questo? Il coltello, dici? Rosso, forse rosa è un po'... No, rosa te lo lascio. Dai, io allora parto da... Poi vado piano. Vabbè, piano piano, lo facciamo a rondelle. Dai, così, tac. Io posso confidarti un segreto? In realtà io il minestrone lo compro surgelato. Cioè, sempre, perché comunque... Di palle. Diciamo che di tempo ce ne vuole. Sei solo più brava a me a mettere l'acqua. Sì, esatto, ho imparato a contare meglio la cosa. Allora, pian piano io li butterei tutti nell'acqua, perché poi me ne sono così. Sì, certo, pulite, con le mani. Sì. Vai. Così poi se l'acqua è troppa magari ne tiriamo via un po'. Allora, zucchine, carote. Ragazzi, c'è un profumino che voi neanche vi immaginate. Adesso vedrai. L'ho fatto io, Ma sei fatto ancora niente? Hai tagliato una zucchina. Sono orgoglioso del mio piccolo, sono piccoli traguardi, non puoi capire. È vero, è vero. Allora, io comincerei a attaccare... Oh, ce ne sono tre di zucchine. Scusa, sì, vai, sì. Io vado di... Oh, lavoriamo. Io vado avanti. Di cipolle. Un po' di pubblicità, poi dobbiamo tirare fuori la farinata e dare poi un tocco finale anche al minestrone. Dopo la pubblicità! Ciao! Bentornati nella mia cucina insieme a Linus, eccezionalmente... In versione così in cucina. Ah, tra faccio l'altro, vai, stiamo facendo un super minestrone primaverile. E tra l'altro, ho visto su un giornale delle immagini bellissime della tua cucina. C'hai dei fornelli pazzeschi. Si lascia stare quei fornelli che li odio. Come li odi? Perché? Perché mia moglie, che è convinta di essere te, la salutiamo, o forse peggio, Carlotta, che sarà vive bravissima. Vive solo per fare da mangiare, quindi si è fatta questa cucina con dei fornelli dove il più piccolo è come questo. No, quindi io brucio una macchinetta del caffè ogni mattina. Certo, perché tu fai il caffè, però quello lo sì, fai. Sì, sì. Povero! Il fuoco più basso è un lanciafiamme. Mia moglie è orgogliosa di questa cucina. Certo, una bellissima, tra l'altro. Però, insomma, tanto è uno spazio che io francamente non frequenterei. Quindi se ma senti, ma tu però ami anche mangiare in maniera molto semplice, così sana? Oppure sei uno che... No, non sono un pasticcione. L'unica cosa per la quale uno debole sono i dolci. Ah, vedi, ce l'hai. Sì, alla Oscar Wilde. Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ma dai, la tua torta preferita, il tuo dolce preferito? La cheesecake, che però è una cosa che in Italia si trova... un po' di difficoltà. Io faccio una cheesecake buonissima. Dai, la prossima volta che organizziamo ti faccio... Non lo sapevo che ti piacesse la cheesecake. Tantissimo. Ma in Italia la trovo difficilmente buona. Allora te la devo fare io, va bene. Due patate mi sembrano sufficienti. Sì. Okay. Anche io qua sono partito. Sì, vedo che sei uno che quando si impegna...
La parte fisica è la parte mentale che mi frega, che non c'ho voglia proprio. Certo. Io dovrei fare il garzone. Ma smettila. Allora, fave e piselli, buttiamo dentro. Butto dentro, sì, basta, quelli così. No, io affetterei i piselli. Faccio quello che tu mi dici. Ripieni. Ok. E poi cosa mancano? I fagiolini. Io prendo questi. No, allora invece dicevo, uno mi fa ridere perché qui abbiamo la moglie di Nicola Savino che sta facendo dei filmati pirata, che sta mandando in diretta a Nicola, che quindi sta seguendo la situazione. Ti ricordo che il reddito di casa tua dipende da me. Quindi attenzione. Lo stipendio di tuo marito dipende da me. Ma non per farti tanto per essere... È un po' anche di tuo marito. Sì, esatto, è vero. Infatti, c'è Linus, allora magari passo. Io, sì, bravo, vabbè. Okay. No, invece, volevo dirti che Nicola l'anno scorso aveva fatto un piatto seguendo, secondo me, le indicazioni della Manu, quindi con il tofu, dubito, con tutte, sì, molto sano, sì, eccetera. Sì, quest'anno... Un po' d'ospedale l'ha fatto lei, sì. Quest'anno invece ha fatto una pasta ripiena con tutte le polpette, c'era proprio l'anima. Insomma, quest'anno ha dato, devo dire... Ma Nicola piace cucinare. Sì, infatti si è esibito. Comprensibile. Allora, adesso il momento è incomprensibile. Il momento top. Già è bello, guardalo un po'. Insomma, dai. Come somma? Guarda che bei colori. No, l'aspetto estetico è meraviglioso. Sarà anche buono, dai. Sale, ok. Ok. Fai te. No, dai. Ma faccio io, guarda, su stai, sono bravissimo. Sì. Un po' di cose. Vediamo? Sì, ancora uno, due, sì. Che imboccatura stretta. Sì, è piccolo. Va bene? Okay. Ok? Allora, praticamente, passa un 45 sì. minuti. Dissolvenza. Tadan! Ehi, l'ho fatto io, anche quello. Aspetta, perché allora questo è il minestrone... cotto e anche già un po' raffreddato. Io di solito faccio così, guardo se c'è la quantità giusta di acqua, certo. Questo non vorrei tornare sul nervo scoperto. Però, per esempio, io qui aggiungerei un pochino di acqua, magari la prendo da qui. Da questo, e poi ti dico il mio segreto, io gli do una frullata, perché così il brodo, cioè non rimane tanto spezzettato. Ah, si amalgama un pochino. E a me piace di più, adesso fa conto che metto, perché questo mi sembra un po' troppo denso. C'è venuto anche un po' di verdura cruda, ma va bene. Ecco, così. Tu conosci l'esistenza dei frullatori a immersione? Secondo me nella tua mega cucina... Secondo me nella tua mega cucina ci sono senz'altro. Il filmato sulla Seconda Guerra Mondiale, forse. È questo strumento qua. Ah, no, c'è, l'ho visto, ci conosciamo bene. Quindi, per fare il minestrone alla genovese ci vuole questo è pesto, un bel cucchiaio di pesto, una volta che è cotto il minestrone. Sì, anche di sparto, ok. Basta. Sì, una. E però non devi frullarlo tutto, eh. Una, allora ti spiego perché questo è uno strumento. Prima fai così, poi fai trut. Ok. Vai. Vediamo. Prova, basta. Ecco, vedi che è venuto? Oh, che bello. Cremoso, però anche che sembra dici? Quello di mia mamma. Davvero, questo è un complimento, perché la tua mamma cucina bene? Cucinava benissimo, sì, cucinava benissimo. Insomma, secondo me in quanto tempo l'abbiamo? Beh, a parte la cottura, in televisione ci vogliono 10 minuti, aspetta, ragazzi, che c'è anche fantastico. Aspetta che c'è anche la farinata, attenzione. Si sta chiamando la farinata. Allora, la farinata adesso ha bisogno di una botta di grill. Guarda, tu ridi, vedi, ride. Ma guarda che è bellissimo cucinare, ti rilassa. Secondo me tu, dopo aver... quanto corri tu in media quando non vuoi stancarti tanto? Certo, quando uno non vuole stancarsi tanto, un'ora. No? Dopo che hai corso, poi ti fai una... Io corso, io ho una fame che tu non puoi immaginare, non quindi fai devi a essere te. Già pronto. Allora a casa mia si mangia in funzione di quanto corro, quanto ci metto davvero a fare la doccia e subito dopo deve essere perché pronto. Perché sennò hai proprio un calo di... Sì, sì. E a che ora corri tu, prima o dopo la trasmissione? No, adesso sera, corro alle 6:30, finisco alle 7:30, un quarto d'ora per la doccia, alle 8:15 si mangia. Se non si mangia... Ma insomma, i bambini hanno fame! Certo, i bambini... Quindi se qualcuno ti chiama alle 8:15, non è il momento non giusto per chiederti nessuno, qualcosa. Credo. No, ho capito, 8:15, va bene, giusto per vedere il salvacena prima del telegiornale. È una scelta artistica la nostra, certo. Non gastronomica. Che dici, impiattiamola sta minestra allora, impiattiamola. Ma è a impiatto zero, come dicono. Sì, te la avvicino,
Poi sì. ti darò un, come si dice, un mestolo. Okay. Ah, bene, fin qui dai. Sono... Poi ci mettiamo magari un po' di basilico, così per dare... dai, bello, bellissima. Sì, ci mettiamo questo. Com'è? È un buon profumo? Sembra la mia, ragazzi. Anche il basilico? Dai, guarda che carino. A te sei ligure dentro proprio. E io Alessandria, ligure, no? Siamo lì vicini. Adesso dobbiamo prendere la farinata. Dai, ti ho fatto venire voglia di cucinare? Sì, no, di mangiare. Ah, ma no! Quello era troppo facile. Allora, tiriamo via la farinata che nel frattempo, guarda come è venuta bella. Eccola, adesso la riconosco. Vuoi che rischi la vita? Dai, fai il cavaliere. Aiuto. Me la appoggi qua sopra. Sì. Occhio, eh? Oh, oh. Oh. Ah. Brucia tantissimo. Ti sei bruciato. No, quasi. Ok, questa? Devo staccarla. Profumo... Sì, infatti, no, comincio a tirarla via da qua. Aspetta, questo ci faremo male, Linus. Aspetta, ti salvo io. Domani vediamo Linus con le mani tutte se fasciate. Se ho problemi ad aprire il microfono, sapete sì, esatto. perché. Bisogna staccarlo adesso. Ma guarda, secondo me si se stacca. Se tu avessi messo l'olio sì, sopra, si staccherebbe adesso. Sai che hai ragione. Se tu avessi messo l'olio quante volte... Ma io volevo fare bella figura con Linus, volevo fare quella che gli insegnava a cucinare, ho fatto casino. Fare tutto io. Aspetta, facciamo in questa così, casa. Guarda, un'idea. Aspetta, Aspetta, stavo arrivando in soccorso. Ma io guarda, c'ho l'idea più... tacchete. No, che figura. Tu di che è colpa mia, guarda. Tanto... Sì, guarda Linus, io ti avevo detto non di mettere l'olio. Non ho nessuna reputazione da difendere. Tu no, non mettere l'olio che non ci vuole nella farinata. Guarda che la mia parte si è staccata, guarda. Bellissima sta la più bella farinata che mi sia mai venuta. Cavolo. Vabbè, adesso la giriamo un'altra certo. volta. No, adesso la tagliamo e la giriamo tagliata, così. La no, facciamo a rombi. Mannaggia. No, ma quando la giri è bella. Inquadrate il pubblico. Aspetta, Secondo me due, sì, due o tre bastano. Dai, al circo potrei anche lavorare. E lì in mezzo è rimasto lì, ma adesso okay. lo giriamo. Ma questa basta, tanto ci basta. Io quanto scotto. Povero. Prendimi quel piatto nero lì sì. e finiamo in bellezza. Mettiamo. Tanto questa si serve così, a pezzetti. Eccola. E nessuno guarderà mai sotto. No, no? Certo. Questa ad Alessandria si chiama la bella calda, perché bisogna mangiarla... Bella calda. Bella calda. Avevo questo sospetto. No, nel senso, non fatela raffreddare, sennò la tirate contro il muro e non la mangia più nessuno. Questa poi la diamo al pubblico. Secondo... No, ma è buonissima! Ma perché? Ma lo so! Ma perché? Ma guarda, adesso non me la do. Io ci metterei un po' di pepe. Sì, sì, quello... il pepe, ma chissà chi te l'ha suggerito. Fate vedere un po'. Chissà chi te l'ha suggerito di mettere il pepe. Va. Un vero intenditore di marinata. Io l'abbiamo dato subito. Dov'è il pepe? Non c'è il pepe. Dov'è il pepe? Eccolo. Dai, a guarda te l'onore. Guarda che alla fine io faccio il disc jockey, che è un mestiere da truffatore. Ancora un pochino. Va bene, e non ve la darò tutto. Però no, questa bella calda. Questa ce la mangiamo noi. Allora, vieni lì, non appoggiamo tutto qua. Yes. Il frutto del nostro durissimo lavoro. E voilà. Guarda qua, che farinata. Grazie mille, davvero a Linus, un bacio grosso. Ciao, complimenti. Prossima grazie. Volta cheesecake. La mangiatene. Per la farinata abbiamo mescolato 700 ml di acqua con 250 g di farina di ceci, mezzo bicchiere d'olio, un po' di sale e rosmarino. Abbiamo fatto riposare mezz'ora, abbiamo versato sulla placca rivestita di carta forno, abbiamo cotto in forno caldissimo per 10 minuti e poi altri 3 o 4 minuti con il grill. Per il minestrone abbiamo tagliato tutte le verdure, cioè le zucchine, le carote, le patate, i cipollotti, i pomodori, avevamo anche le fave e i piselli, abbiamo messo in acqua bollente, abbiamo salato, abbiamo cotto 40 minuti, abbiamo aggiunto il pesto, abbiamo frullato parzialmente e abbiamo servito con un po' di basilico. Di torta, bentornato Luca. Grazie. Oggi torta al super cioccolato proprio, di solito piace sempre. Questa poi è la particolarità che non ha la farina, quindi anche un po' più leggera. Sì.
c'ha il marsala, che è un vino. Secondo te lo possiamo mettere in una torta? Ah, sì. Tanto anche sì. Se ti ubriachi. Sì. No, che non ti ubriachi. Perché devi sapere, tu come fare lo chef, che quando metti un liquore, qualsiasi cosa di alcolico, a cuocere, il calore fa evaporare tutto l'alcol e rimane solo l'aroma che possono mangiare tutti, capito? Quindi anche se tu sfumi con il whisky un arrosto, poi lo puoi mangiare perché non è che ti ubriachi, sì. Va bene, perché infatti nel risotto si sfuma sempre col vino, sì, giusto? Sì, va, il basta dire delle... Sì. Ecco. Allora, ti metto sotto, Luca, mi devi rompere ben 6 uova. Oh, io intanto devo fondere invece 250 grammi di cioccolato fondente, così. Bravo, vedo che... Ecco, questo qui... Questa si chiama torta di Daniela perché ce l'ha insegnata la nostra Daniela Bagattini, lavora con noi, che fa questa torta molto buona. Oggi non c'è, però la sentiamo. Sì. Ci metto insieme anche il burro, sono 125 grammi e io comincio a far sciogliere tutto. E la tua torta preferita qual è, Luca? Mi piacciono le torte al cioccolato, oppure anche pan di Spagna con in mezzo la crema pasticcera, che sono buone. Sei un buon gustaio, è vero. Anche quella è buona. E la crema pasticcera la fai con la tua mamma? Sì, sì, la faccio con... Brava, brava. La tua mamma che cucina. Sì, cucina. Infatti dicevo, tu da grande vuoi fare lo chef. Sì, sì. Ok. E ho già in mente, perché io vorrei fare lo chef, vorrei aprire un ristorante. Certo, mi sembra giusto. Sì, e ho già in mente più o meno come che tipo di ristorante vuoi fare? Dai, raccontami un po'. Piccolino. Giusto, piccolino, bisogna cominciare in maniera... Un po'... come una casa rustica, un po' rustico. Cioè, quindi accogliente, non quelle cose super eleganti che ti mettono un po' in imbarazzo. Accogliente come una casa. Sì, accogliente. Bello, ma che carino. Qui mettiamo 100 grammi di zucchero di canna. Sì. Poi io ti do questo strumento, che è uno strumento proprio da supereroe, così, no? Poi, che sono le fruste elettriche. Tu le metti dentro e fai un petta, no? Aspetta. Fermati tu, prima gli diamo una mescolata, sennò va in giro tutto il nostro zucchero di canna. Ok, adesso tu giri, giri, giri fino a che questo non è diventato bello, bianco e spumoso. Ok. Fa un po' di rumore, però ti aiuta, perché sennò ha voglia doverlo fare a mano. Posso salutare le persone che conosco? Tutte? Sì. Quante sono? 156? Sì. Saluto i miei compagni, le maestre, i nonni e gli zii. Oh, beh, dai, è la fidanzata? Sì. La fidanzata. Ah, ce l'hai? Sì, sì. E non la salutavi? Come si chiama? Saemi. Saemi, va bene. Ah, ma allora io poi c'ho un regalino da darti per la tua fidanzata. Grazie. Sì, sì, sì. Mi ricordo di una volta che una sera che ero a casa da scuola e mia sorella e insieme mia sorella, il suo fidanzato e io siamo andati a vedere un film al cinema. Abbiamo visto il film e era un film che loro non vedevano da tanto tempo, quindi si erano commossi. E si erano commossi. Allora poi alla fine del film. E tu no? No, io no. E poi alla fine del film. Poi alla fine del film mi sono commosso io. Poi mia sorella si è commossa perché mi ero commosso io. Il fidanzato di mia sorella si è commosso perché si era emozionata mia sorella. Che ci piangevamo tutti. Sì, meno male che eravamo da soli nella sala del film. Davvero? Ma pensa. Eravamo da soli. Allora tutti a piangere. Mamma mia, che film era che non ci vado io a vederlo? E il Re Leone. Ma no, bellissimo Re Leone! Oh, che dici? Oh. Però abbiamo fatto un bel lavoro, Sì. Dai! Batti il 5. Adesso abbiamo fatto raffreddare anche un po' il cioccolato. Allora, se io lo metto dentro, tu però devi fare questa cosa, mescolare dal basso verso l'alto. Okay. Mi raccomando, perché se mi smonti tutto sto lavoro che abbiamo fatto, guarda, è un disastro. Vai, vai, tu vai, io verso il cioccolato. Una volta avevamo provato a fare i popcorn nel microonde. Ah, e come sono venuti? È esploso il microonde. No, è vero, cioè... Ma come è esploso? Senti,
diverti, ma a casa tua ci si diverte. Quando partite con il camper, succede, sì, vi lascia per strada e fate un sacco di risate. Fai il popcorn con il micro, che ridere, dai. Sì, veramente. E poi la prossima, li hai più rifatti o non li hai più rifatti questi popcorn? No, quelli avevamo fatti, però non più nel microonde. Nella padella, sì, nella col padella, coperchio. Sì. Allora va bene. Senti, mettiamo una goccia, ma non tanto, proprio uno spruzzo. Ok. Perfetto, guarda che dosi proprio da chef. Secondo me ci siamo qui, la mescolata mi sembra ok. Che dici? Sì, sì. Bello montato. Ok, allora, assaggiamo un po' però. Com'è? Buono. Buono, bene, bene, bene. Bravo. Allora, versiamo, Ok. Senti, ti ricordi come l'abbiamo fatta? Allora, abbiamo fatto le uova, poi hai sciolto il cioccolato fondente con il burro. Poi insieme alle uova abbiamo messo lo zucchero di canna, le abbiamo montate a neve. Sì. Poi abbiamo unito il cioccolato sciolto nelle uova montate. Bravo, e abbiamo messo un po' di marsala. Ma sei bravissimo, si vede che ti piace la cucina. Sì. Bene, allora, carissimo Luca, questa la facciamo cuocere a 160, quindi è un pochettino più basso rispetto al solito, non mi ricordo quanto, ma io gli darei un 25 minuti, poi gli do un'occhiata. Volevo, aspetta, avevo messo qui il mio libro e me l'hanno tolto. Aspetta lì, Sì. Allora, eccolo qua. Allora, questo è per la tua fidanzata che si chiama? Saemi. Saemi. Questo è un libro fantasy che parla di fate. Secondo me magari ai maschietti, però secondo me con lei fa il colpo, È uscito adesso questo mese, poi ti faccio la dedica, grazie, così glielo regali. Allora, grazie. Vai lì a sederti e poi dopo torniamo a assaggiarla, Allora, una tavola di corsa è una tavola messa insieme all'ultimo momento, quindi non avendo i fiori, però avendo a casa dei bei vasi, abbiamo pensato di mettere nei vasi i tovagliolini, così fanno colore in un secondo, li metti lì e poi i commensali se li prendono, insomma. Tavola di corsa. A proposito di corsa, neanche farlo apposta, io vi voglio invitare a partecipare a Race for the Cure, che è un evento di raccolta fondi per la lotta ai tumori del seno. Pensate che il tumore al seno colpisce una donna su 9 nel corso della vita. Sono cifre importantissime, però il tumore si può naturalmente combattere, bisogna aiutare la ricerca. Quindi a Roma, fino a domenica, ci sarà questo evento che si conclude con la celebre corsa dei 5 chilometri, insomma. Per informazioni www.raceroma.it, aiutiamo la ricerca. Oh. E adesso sono molto contenta perché finalmente faccio questo pasticcio di pollo. Dico così perché è dall'inizio di questa stagione televisiva, quindi da settembre, che volevo fare questo piatto. E poi viene sempre fuori e non sono mai riuscita a farlo. Però meglio così, perché è un pasticcio di pollo che si mangia freddo, quindi è perfetto, si prepara in anticipo, si lascia lì e quindi anche d'estate, magari tornando dalla spiaggia o comunque la sera, in quelle belle sere tiepide, quando uno non ha voglia di mettersi ai fornelli, può mangiare questo piatto. Praticamente pasta brisée con un interno di pollo e di prosciutto di Praga. Quindi noi incominciamo col frullare il nostro prosciutto, sono 350 grammi, così, eccolo qua. Allora, già approfitto per metterci anche il cipollotto, 4 cipollotti, poi insomma se vi sembrano eccessivi ne mettete un pochino meno. Così. Anzi, ci metto già che ci sono anche un po' di timo, è entrata da sola credo la maggiorana. Dragoncello, però insomma metteteci quello che avete. Va bene. Ok, cosa ridete? Si trattano così i frullatori. Allora, ci metto dentro anche un 120 grammi di pollo, che deve essere proprio frullato, mentre il resto andrà a pezzi, sempre all'interno del nostro pasticcio. Cioè, pezzi piccolini, così sono sicura che me li frulla bene.
io mi reputo soddisfatta. Allora, versiamo qua dentro. Non esce più. Si è cementificato. Ecco. E di questo si è salvato. Aggiungiamo l'altro petto di pollo, sono circa 300 grammi. Questo lo facciamo a listarelle, a pezzetti, e lo aggiungiamo così. Bisogna togliere sempre parte. Pezzettini piccoli, perché se poi vi rimane nel piatto un tocco di pollo non sta bene, devono essere bocconcini. Mettiamoli dentro, così. E adesso aggiungiamo qualche cosa di morbido, perché sennò rimane un po' stoppacciosa sta cosa qui. Qualcuno è caduto lì dietro. Un uovo. Un 50 ml di panna. Comincio a mescolare un po' e amalgamare il tutto. Ah, se non fosse un piatto così inglese, io una manciata di parmigiano, vero? Ma noi qui siamo in Italia, io ce la metto. Bisogna mettere un po' di sale, ma se mettiamo il parmigiano gli dà subito. Poi ci mettiamo la scorzetta del limone. Vedete una grattugia? Cassetto, ormai voi ne sapete più di me. Chi l'ha detto, Cassetto? Brava Gabriella! Ok. Da prendere un po' di grana padano. Gabriella, dov'è? In cucina! Vabbè, dai, facciamone a meno, però secondo me ci può stare. Allora ci metto un po' di sale. Accidenti. Comunque Luca, sono passata a dare una sbirciata alla torta, è salita tantissimo, eh? E adesso prendiamo una tortiera a cerniera. Se avete voglia di fare la pasta brisée, bene. Se no, fate come me e la comprate. Così fate. Intanto la pasta brisée è veramente buona anche comperata, eh? La mettiamo dentro con la sua carta forno sotto, mi raccomando. Così, bucherelliamo, sbattiamo dentro tutto questo pappone, questo pasticcio, chiamasi pasticcio. Poi con l'altro foglio di brisè io lo appoggio, accorcio un pochino perché è obiettivamente troppo grande. E richiudo un po' facendo un bel bordo. Non è che mi avete dato una frolla e una brisée che sono di due colori diversi? O una pasta sfoglia? Oh, c'è una sollevazione dello studio qua, eh? Allora, un altro ovetto per spennellare. Ok, oh, adesso questo ha una cottura un po' lunga. Porca miseria, me l'aveva detta prima Lorenzo, non me la ricordo più. 20 minuti. Lori, vieni qua a dirci quanto cuoce, va? Dimmi. Bene. Vieni, Lori. Bravo, Lori. Dimmi, Quanto cuoce questo arnese che allora, non me lo ricordo? Questo va a 190 gradi per 20 minuti. Uh-huh. Poi abbassiamo a 160 e deve per andare un'ora. Un'ora e un quarto. Ah, un'ora e un quarto. Un'ora sì, perché è altissimo. È bella altina, vai. Sì, quindi ha bisogno. Ok. Quindi doppia cottura. Esattamente. Grazie mille, prego, Lori, grazie. Ma hai preso, scusa, hai messo pasta sfoglia e pasta brisée? Stavo guardando che no, giuro, a parte che non c'entro io in questo caso, possiamo chiedere a Miguel. Adesso chiediamo però, a Miguel. No, può essere, l'ho visto anch'io è una novità. Vediamo Fusion. Lo
sapremo solo tra un'ora e mezza. Facciamo un collegamento all'interno del telegiornale per dirvi com'era la nostra, il nostro pasticcio, perché noi ne abbiamo uno già pronto, che è quello che arriva dalla cucina. Eccolo qua. Lo apriamo, tiepido, questo è bellissimo. Questo me lo voglio portare a casa. Urca, rimane un po' morbido, ma che bello. Io lo lascerei così, però io lo voglio aprire, sai, dai. Sembra una cosa stupenda. Guardate che bello! Ok, l'ultimo applauso per il pasticcio di pollo! Il prosciutto con i cipollotti, il timo e il dragoncello, 120 g di petto di pollo, poi ho tagliato a pezzetti il resto del pollo, l'ho aggiunto all'impasto, ho unito anche uovo, panna, scorza di limone, ho salato, ci stava bene anche il parmigiano, ho rivestito una teglia da forno con la pasta brisé, ho riempito con la farcia, ho richiuso con un secondo disco di pasta, ho spennellato con l'uovo, ho cotto 20 minuti a 190 e poi 1 ora e 15 a 160 gradi. Un ripassino del salvacena! Facciamo il sushi di mortadella, che buono! Ci vuole la mortadella tagliata un po' spessa, la crescenza e i pistacchi. Poi facciamo una super insalata con le zucchine grigliate, i pomodori, ma è meglio se comprate i cuori di bue perché viene meglio. E cos'altro? Ah, o del grano o della raspadura e poi insomma altre cose che troviamo in cucina. Credo in 8 minuti, ma l'unica sicurezza in questa cucina oggi è Sisco. Ciao zia! Ciao bello, ma è la barba? La barba perché sei diventato un intellettuale. Sì, mi sento un po' artista concettuale del niente. È sempre più bello sto ragazzo, sì, qua, mamma mia. Perché io ti guardo e mi contagi. Ehi, che c'ha? L'ormone primavera. Senti, vieni, io gli do così e lui prende così. Io so che... Sì. Cosa fai? Prima cosa, cosa cucini? Le frittelle farlocche. Ecco. Perché io mi diverto sempre quando ci sono queste frittelle a dire tieni, mangia, sono di fiori di zucca, invece ti ritrovi in bocca una splendida marena. Ah, cioè, sei proprio un giocherellone. Un burlone. Dai, dimmi qualche termine in disuso dei tuoi, quelli lì del 1800, eccetera. Guarda, ecco. Io mi porto avanti col Bravo, lavoro, intanto ecco, ve lo dico. Mettiti qua, Gioia, dai, oggi non fai niente. Cioè adesso da felice. Ordini, ragazzi. Allora, iniziamo col comporre quella lì che sarà una crema. E questo è come otterremo una crema mettendo... Ma sei serio, mi fai Sto facendo il sì, serio. Sì, sì. Latte o panna? Latte, 250. E schiaffati, okay. E li schiaffi qua. Va bene. Dopodiché con la frusta, quella in silicone, non farti, che non c'è. Non farti pensieri strani, okay. E aggiungiamo 50 di farina. Ora, aspetta, cambio cosa. Ecco, sì. Ora, volevo dirti una roba. So che siamo agli sgoccioli, che non ci vedremo forse. E so che hai ripreso il vizietto di bere. Non smettila, perché sei depressa. So che la sera... Ho ripreso il vizietto di bere. So che la sera ti ammazzi a vino in cartone, perché fai Sisco, non lo vedo più, siamo alla fine. Cioè, ti vengo a trovare, andiamo al parco, anche finiti, ma spenti i fornelli. Fa tutto da solo. Mi preoccupo per te, Parodi. Ma noi ci vedremo poi anche d'estate, mi viene a trovare a Riccione, no? Tu vai a Riccione. Certo, io vado a Riccione. Vado in spiaggia, prendo il sole, faccio shopping. Sì, sì, privé dark room. Mangio le piadina. Vabbè, pubblicità. Bentornati alla mia cucina. Mentre io e Sisco ci promettevamo... Non stavamo pomiciando, esatto, non pomiciavamo. Amore eterno, è diventato bello denso. Quello lì che era acqua e farina ora è diventato una crema. Pensa, cioè, pensa la cucina. A te, cose pazzesche. Ora, adagio qui, lasci raffreddare giusto nel tempo della pubblicità, noi le abbiamo fatte raffreddare, vabbè, avete non è capito. Vero, fuma, però va bene lo stesso. Non è credibile come cosa. Ora, attenzione, perché vado a mettere 50 di zucchero sì. E un colpetto di
Vanillina. Brava, come sei attenta. Hai preparato questa volta, si scopre. Oh, non hai capito, sono super ricetta. Turbo power oggi. Turbo sono power, felicissimo. Bava vuma, dai. Va senti, bene. Che hai fatto? Ma perché? Cosa hai fatto? No, io voglio sapere cosa hai fatto, che sei così preparato. Sulla ho pomiciato ieri, ma con sentimento. È stato bello. Hai cominciato con un sentimento, come un quindicenne. Sì, adoro. Dove, in discoteca? No, lo sai che io tipo non so il tipo che va in discoteca dietro le donne così, sperando di riuscirci. Anche questo perché non avresti faccio. Molte... No, anche perché sono tutte più alte e non mi vedono. Fanno che cavolo c'è, ho preso uno scalino. Scusami, dopo aver aggiunto il latte e la vaniglina... Gli schiaffo un uovo. Uno una solo. Volta messo l'uovo, anzi lascio così, che non sì. Sto facendo proprio niente. No, io ti sto intervistando sulla tua pomiciatura. Pomiciata. Pomiciata. Devi girare subito, se no ti diventa una frittata. Ah no, non sia mai. E voilà, pronta. Pronta, ma pronta, poi tieni pronta. Anche un diario, caro diario. Caro oggi. Diario che mi ascolti, cioè senti bene. E tu ce l'avevi il diario segreto? Un ragazzino, io ne ho 15. E glielo leggi quello alle tue bambine? Sì. Tu leggi il diario segreto alle tue bambine? No, scusami, che è il momento che ormai sforna la torta. Dico. Sforna la torta, aiuto Luca, la nostra. Ma no, non è ancora suonato. Sì, è suonato. Vabbè, nel frammentare io vi dispiace se faccio una delle cose più importanti. Che cosa? Quello lì che dà. Perché quando c'è Sisco io mi distraggo. Perfetto, no, mi parla di Luca. Super. Posso parlare? Alzo la mano, proprio. Sì, vai, parla. Bene. Senti Luca, la torta è bellissima. E allora? Vai! Allora ragazzi, come se la prova costume non esistesse, voi iniziate ad aggiungere tantissime amarene. Che poi le amarene non fanno mica ingrassare. Ma anche gli uomini hanno il problema della prova costume? Io pensavo che le donne... No, vedi, guarda Enrico. No. Vabbè Enrico, dai, ma tu sei un... Cioè, nel senso... Hai capito? Cioè, tu sei quello lì che fa... Che quando vai in spiaggia vi fa... Bodybuilder, sì! Quelle cose là. Questa qui è la nostra crema pronta, la lasciamo a raffreddare. Sì, ma... perché c'è anche una ricetta, oltre cioè, dimenticavamo. La lasciamo a raffreddare, ma noi abbiamo fortunatamente la crema già fredda. Mi permetto di chiedere un applauso agli amici del pubblico, perché è carina. Cosa te ne fai? Come la cuoci? La cuocio nell'olio, che ragazzi, vi giuro, mi hanno detto almeno non l'hai messo a scaldare. Almeno sette persone diverse mi hanno detto, Sisco, appena rientri alla pubblicità metti l'olio a scaldare. Ma me l'hanno detto sette persone. Dovevano dirlo a me, l'hanno detto la persona che sbagliata. Che sei una donna responsabile. Le frittelle, perché vanno fritte? Sì. Quindi prepariamo tutto ciò che è necessario. Ah, ma io pensavo che a cucchiaiate lo friggessi. Cucciola però prima, un po' di uovo, un po' di pancattato. Ma odio quando dici cucciola, veramente. Ma secondo te, da 1 a 10, Cristina Parodi, quanto bene adesso mi vuole? Anche Cristina, si fa con la forchetta. Ah, già. Guarda che mia sorella, sì, secondo me, tira uno schiaffone. Ma che ansia. Quindi Cristina pensi che mi malmena laddove dovessimo incontrarci? Cioè, dipende cosa le dici. Se io sono un evento e la vedi faccio, oh ciao, altra zia, gasata. Ah, altra zia, no, è carina. Se ti limiti a quello è carina. No, comunque ho avuto modo di conoscerla. Ah, sì? Ah già, qua? Sì, diverse anche volte. Mia mamma. Tua madre mi adora, posso sì, dirlo? Sì, è vero, con... hai ragione. È una donna di una simpatia pazzesca. Io le faccio sempre un sacco di domande. Mica come perché... me. No, la Parodi la conoscete, è così strana, cucina, eccetera. Suo fratello è stima massima, fa cose malate, che ne so, si butta. No, suo fratello fa quello che tutte le persone dicono, ah, una volta nella vita voglio fare, lo fa e non sempre, lo fa nessuno. Lui lo fa, quindi ha la mia stima illimitata. Fai figo mio fratello, io sono molto... Forse mio fratello Ma anche lui è vecchiardo. Io sul vecchio andante. Ma come lui? Sul vecchio andante? Guarda, vabbè. È pronto l'uovo? Sa, sì, dai, fai ste frittelle. Quindi io a tua madre faccio sempre domande strane perché siete un po' una famiglia diversa. Cioè, non vi annoiate nel pranzo di Natale? Vabbè. Allora. Io no, di sicuro cucino. Vai. Allora, posso dire una cosa? Non hai fatto nulla, fallo te, dai. Cosa devo... Sì, ma spiegami cosa devo fare. Nell'uovo poi così, esatto, in forma, in maniera totalmente in forma. Sì, mi piace la roba un po' casuale. Va bene così. Bella. Hai visto che carina? Dai, top. E ora la mettiamo a friggere. Ok. Per fare questo richiederò l'ausilio a questo strano strumento. Cioè, alla fine chi si sporca le mani orrendamente sono io. Oh, ma tu li picchi col cucchiaio di legno i tuoi figli? Nel senso, qual è il mezzo di... Ma io non li picchio. No, non li picchio. Nel senso, cioè, il cucchiaio di legno c'è nel... Li lascio senza cena. Okay. No, neanche. No, detto così è brutto. Ma dai, ma sei matto?
Perché si picchiano con lo cucchiaio? Vabbè, l'incubo e il cucchiaio, cioè ragazzi, ce l'abbiamo tutti. Vabbè, fammi provare se fa ce male, l'abbiamo scusa. Avuto tutti l'incubo e il cucchiaio di legno, cioè non ho detto una cosa così sciocca. No, io no. Benedetta Parodi, guarda che sta venendo fuori, che donna bello. Di poca fede. Ne metto, guarda qualcuno, che brucia, eh. Qualcuno ha detto una cosa cattiva, mentre non c'ero. Che hai detto? No, dopo te lo dico. La butto dentro così, ma quante ne hai intenzione di, quante ne devo fare? E Benedetta, gli amici e il pubblico noi gli offriamo una bella ecco, roba. Ecco, io? Cioè, veramente... Scusate, guardate che figata, cioè, una roba pazzesca. Fatta io. Certo. Dai, facciamone tre, il numero perfetto, io due e l'altro. Ok, va, dai. No, bisogna poi, adesso prendo in mano io la situazione, una volta che si mette il pan grattato, comprimerle un pochino, perché sennò sembrano dei fazzoletti bagnati. Che e non le riesce a fare. Bionda, comunque. Sembri Lady Gaga dei Noartri, una cosa del genere. È un complimento. Non ti ho detto mica Cristina Aguilera, cioè dire. Perché è più bella Cristina Aguilera? No, è grassa Cristina Aguilera. Ah, davvero? Sono un po' più ignorante. Cioè, quei siti beceri di gossip, così tu non gli butti mai un occhio, no, vero? No, grazie. Carina lei. Io solo siti di cucina. Il gossip su di me lo fanno, mica lo leggo. Ma smetti. Cioè. Certo, se dovesse campare su di me il gossip sarebbe messo veramente sì, male. Vero. Adesso questa la faccio io, va? Poi questo non serve, è troppo grande. Guarda come mi sporca di olio bollente, peggio come punizione medievale. Qual è il periodo storico che preferisci? Se dovessi nascere in un'altra era, beh, quale ti piacerebbe? Ma allora, mi piace molto il Settecento. Cosa ti piace del Settecento? I vestiti. Oh, che carina! Però mi piace anche il Rinascimento italiano, lì mi piace tutto. Dai, mi però lavo le mani, l'idea. Aspetta, tu impiatta in bene, piatto, va? Impiatto in maniera carina. Grazie, sono buone che non potete capire, ma già si vince dalla preparazione. Benedetta, però scusami, mi stai deludendo. Cioè, una perversione tu hai... Benedetta, mi ascolti di la Villa no, Mani, Gioia? No, non ti stavo ascoltando, ecco. Cosa vuoi? Cioè, tu hai una perversione in cucina, che qui ci sta benissimo e ancora non l'hai lo detto. Lo zucchero a velo! Tutta la vita lo zucchero a velo. Dai. Questa sono un po' distrutta. Ecco. Perché lo zucchero a velo in effetti copre tutto. Però il profumo di frittella è buono. C'è, vieni, c'è. Sisco. Sisco con una ricetta seria. Peccato che è proprio lui che non è serio, non ce la può fare. Grazie. Abbiamo versato il latte in un pentolino e abbiamo stemperato la farina mescolando con la frusta. A fuoco spento abbiamo aggiunto al composto lo zucchero e la vanillina, continuando a mescolare. Abbiamo unito un uovo e le amarene e abbiamo lasciato raffreddare. Abbiamo passato il composto, diviso in piccole porzioni, nell'uovo e nel pan grattato. E abbiamo fritto nell'olio ben caldo. Quindi abbiamo completato con zucchero a velo. Allora, sotto chi torta? Caro Luca... Questa torta è venuta proprio bella. Allora, che meraviglia, proprio sembra una mousse. Allora, se tu non ti offendi, caro Luca, visto che oggi il nostro Mauro, che è il nostro operatore, compie gli anni, io faccio un passaggio un pochettino più largo, lo dico così la nostra Valentina De Renzis mi può seguire, e voglio dare una fetta di torta a Mauro, con cui lavoro dai tempi in cui lavoravamo a casa. Una fetta. Buon compleanno. E il resto invece è per il nostro Luca. Grazie. Complimenti, mi raccomando, grande chef devi diventare. Allora, il salvo cena di oggi è molto fresco, intanto io mi cambio le scarpe, via i tacchi. È un'insalata e uno stuzzichino molto buono, che è un sushi di mortadella con un'insalata di zucchine, raspadura e cuori di bue. Quindi fresco per l'estate. Spostiamo il telefono che non serve. In 7 minuti! Allora, prima cosa. Benedetta! Naturalmente c'è Nicola. Oggi c'è Nicola Savino perché abbiamo fatto un po' una puntata DJ. Allora, io scappo, tolgo 1 litro d'olio che ho messo nella padella. Prima cosa, pensiamo alle zucchine per la nostra insalata che dobbiamo affettare sottilmente, insomma, come possiamo. Chi è che mi ruba la torta? E voi non l'avete visto, ma è arrivato Beppe come gatto silvestre e mi ha rubato la torta. Allora, così? No, è difficilissimo tagliare queste zucchine.
devo tagliarle, mamma come le sto tagliando male, abbastanza sottili perché se no non faccio a tempo a farle cuocere, devono grigliare, anche se prendete delle zucchine belle, fresche, anche se rimangono croccantine, sono buone lo stesso. 6 minuti a TG, sì. Vai veloce! Vado velocissima, è che odio tagliare le zucchine. Per lungo perlomeno, se le devo tagliare a rondelle è un attimo così, con il countdown nella testa sto facendo una cosa orrenda. Ma qui friggono, altro che, ho messo un po' troppo d'olio, olio. Ok, facciamo una porzioncina, mettiamo solo questa, qui invece accendo e faccio tostare un po' di pinoli. È buona Luca? Bene, buona? Bene, bene, pinoli. E adesso, mentre questo cuoce, io penso al sushi di mortadella che fa sempre ridere ed è molto buono. Si fa così, una bella fetta di mortadella leggermente più spessa rispetto al normale, la taglio a strisce, in questa maniera, no dai che oggi ce la facciamo un po' piccolino. Mancano 5 minuti al TG, Benedetta, fai veloce! Prendo... un po' di cos'è questa crescenza, no, stracchino, il mio preferito, lo stracchino, e lo spalmo, potete volendo anche frullarlo, l'ideale sarebbe lasciarlo fuori un pochino, almeno lui si ammorbidisce. Poi cosa fate? Semplicemente prendete la vostra mortadella, la avvolgete in questa maniera e create dei piccoli sushini. Così, poi devo ancora mettere i pistacchi però, che rimane... Oh, questo brucia? No, beh, ancora un attimo. Ne facciamo, a voglia, un po' di rotolini. Poi dobbiamo tritare anche i pistacchi che metteremo sopra. Vediamo di farne almeno 4. Io li faccio come aperitivo spesso quando ospiti a cena. Anche un po' più piccoli a volte, quando poi uno ha più tempo, Questi sono un po' grandoni. Così... 4 minuti al TG, solo 4 minuti. 4 minuti, ho capito. Ecco, vedete che man mano che si ammorbidisce lo stracchino è più facile poi da avvolgere. Così. Ne faccio ancora uno, poi vado a girare queste zucchine, sennò... mamma, questi pinoli? Qua che non li ho bruciati, che brava. Allora, cosa sto facendo? Se qualcuno ha acceso la televisione adesso, sto facendo i famosissimi sushi di mortadella che si fanno con lo stracchino e la mortadella tagliata un po' spessina. Ok, diciamo che 4 sushini di mortadella mi sembrano abbastanza. Li chiudo, giro i miei zucchini. Allora, così, vedete che alla fine, dai, anche se li ho tagliati un po' grandi, dovrebbero venire. Oh, questo è già un salvacena estivo, Ci abbiamo voglia. 3 minuti. 3 minuti. Sai quante cose si fanno in 3 minuti? 3 minuti a telegiornale. Ave Benedetta, 3 minuti, 3 minuti. No, è arrivato Galeazzi. No, è un pessimo segno se è arrivato Galeazzi. Va bene, mi devo dare una mossa. Allora, qui devo chiudere come con un po' di mastice. Questo, eccolo qui. Allora, pistacchi. Che potete anche mettere magari nel tritatutto che fate prima. Io faccio così, cosa? I pinoli, bravi, grazie, grandi, grazie mille, mi avete salvato. Io li faccio così che faccio prima. Questi li mettete sopra in questa maniera, poi più ne mettete, più li tagliate fini, più sono buoni. Ok, così, ok. E il sushino di mortadella... è pronto, così vabbè, se passa Matilde me li mangia in un secondo. Ne dovete fare un po' di più. Allora, per la nostra insalata, cuore di bue tagliato sottile. Sto coltello. Ale Benedetta, no! 2 minuti, no, mancano 2 minuti a TG. No, non dai, ce la Benedetta. Posso fare. Non ti ho detto che devo tagliare fine il pomodoro, ma no, ti prego. Io Galeazzi... non ce la posso fare. Poi ho sempre paura. Sapete come fa quando fa la parodia, no? Che a un certo punto fa ma va. Io me lo sento, poi a me non l'ha detto per fortuna, però. Dai, allora, forza. Allora, cominciamo a mettere. Devo mettere prima le zucchine. Accidentaccio. Zucchine. Questa è una ricetta che mi ha insegnato mia sorella, cioè
come spesso fa lei, che ha mangiato mia sorella e che quando mangia qualche cosa di goloso poi mi dice come, dove l'ha mangiata e come si fa, però lei non credo l'abbia mai replicata. Comoda sta pinza. Allora, chiudo qui, si fa un letto di zucchine, il sale, no, adesso ritorna Galeazzi. No! Un minuto solo, un minuto, al telegiornale, Ale Benedetta, Ale con la ricetta, Ale! Ale! I cuori di bue, messi così, ecco, vedi che non riesco a tagliarlo, deve essere tagliato, allora l'ideale sarebbe avere un'affettatrice per fare questo lavoro. Poi altro sale, un po' d'olio, cavolini. Oh, cioè qui adesso ne esce un litro e mezzo, dai facciamo il mettiamo, ecco così, ma che brava che sono quando metto la raspadura. Se non avete la raspadura che è perfetta, qua sopra ci mettete il parmigiano, però la raspadura è perfetta. I pinoli, dai che dai, guarda che ce la faccio. Aspetta. Mancano 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5. Finale, questa insalatina per l'estate è perfetta. Vediamoci il TG alla prossima puntata. Grazie.